Fiorio, del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera. L'impegno del governo Renzi per la floricoltura e l'agricoltura. Aver rimesso al centro l'agricoltura dell'azione di governo è all'ordine del giorno, nel senso che anche oggi il Parlamento è impegnato su un decreto campo libero annunciato un paio di mesi fa, che ha trovato la sua sede legislativa nel Senato e sta procedendo, in cui ci sono alcuni elementi di innovazione importanti. E naturalmente in quel contesto anche la floricoltura ha una sua valenza. C'è prima una questione di agricola più importante, riguarda quel tema dei controlli, della semplificazione, quel tema che mette così tanta ansia agli agricoltori. Noi dobbiamo dare un segnale di svecchiamento da questo punto di vista. Se il paese vuole ripartire, dal primario importante, il settore primario è l'agricoltura, è uno dei fattori imprescindibili dello sviluppo di questo paese. Ecco, essendo l'agricoltura un elemento primario, si riuscirà anche a ridurre la tassazione? La tassazione, guardate, già la legge stabilità era intervenuta per i fabbricati rurali strumentali, avendo azzerato la quota, si era intervenuto sui terreni, abbassando il moltiplicatore, quindi da questo punto di vista alcuni segnali sono stati dati. Ora si tratta ancora di tenere alta la guardia e procedere in quella direzione. Da questo punto di vista l'agricoltura è stata un po' più favorita rispetto ad altri settori, cioè aver sgravato i fabbricati rurali strumentali è un dato solo dell'agricoltura. Saremo una delle città con gli estimi catastali più alti in tutta Italia. Secondo lei si potrà fare qualcosa? Faccio questa domanda perché queste domande le verranno fatte sicuramente durante l'incontro. E questo è un tema da affrontare. Io credo che c'è un tema che riguarda più in generale il suolo, il consumo di suolo. Io riporterei anche a questo tema la questione dei valori catastali, eccetera. E da questo punto di vista io credo che si possa fare ancora un lavoro. Vedremo oggi, noi siamo qui per ascoltare le esigenze del territorio, le esigenze dei produttori, farle nostre, cercare di capire e trovare una soluzione insieme.